In questo filmato vedremo come si griglia sul leg. Possiamo grigliare in maniera perfetta sulla griglia in acciaio inossidabile, ma per un risultato ottimale possiamo cuocere direttamente sulla griglia in ghisa. Ora vi mostriamo come ottenere quelle belle righe di cottura sulla carne e come grigliare alla perfezione gli alimenti. Menù di oggi, costata di manzo. Iniziamo col cospargerla con un po' di sale. Ecco, ora al lavoro! Riscaldiamo l'egg a circa 220 gradi Celsius, quindi inseriamo la griglia in ghisa. Fate attenzione che è pesante, per questo abbiamo uno strumento speciale che ci permette di inserire accuratamente la griglia nell'egg senza alcun rischio. Lasciamo riscaldare bene la griglia prima di disporvi sopra gli alimenti. Non cuociamo la costata troppo a lungo. Dopo circa 3 minuti ruotiamo la costata di 90 gradi. In questo modo otteniamo la bella quadrettatura sulla superficie. Dopo altri 3 minuti giriamo la carne. Si tratta di un bel pezzo grande. Fate attenzione a non cuocere mai troppo a lungo. Noi consigliamo sempre una cottura media. Per la cottura media di una bella bistecca o un pezzo di costata consistente, bisogna grigliare circa 6 minuti per lato. Un esperto sa sentire a che punto è la cottura della carne. Ovviamente potete sempre utilizzare un termometro a sonda. La temperatura al cuore per questa costata deve essere di 54 gradi. Aprite sempre l'egg in due passaggi con molta attenzione. Questo per permettere l'ingresso graduale dell'aria. Aprendo l'egg troppo velocemente potrebbe svilupparsi un ritorno di fiamma. Sì, questo sì che è un capolavoro. Guardate, c'è di che essere orgogliosi. Per ulteriori informazioni e squisite ricette, ovviamente, date un'occhiata al nostro sito biggreenegg.eu.